Buongiorno a tutti, sono Jacopo Vasagni di Rizzoli Education. Questo webinar che seguirà viene tenuto da Olga Cirillo, che è docente di latino e greco presso il liceo classico Orazio Flacco di Napoli. Il tema del webinar è la seconda prova dell'esame di Stato mista che il 28 febbraio ha avuto la sua prima simulazione ufficiale che era stata già preannunciata dal MIUR il 18 dicembre con alcune simulazioni provvisorie. Una seconda prova mista, latino e greco, all'esame di maturità è una novità, assoluta nel mondo della scuola, molto interessante perché apre nuovi spazi didattici. Noi come editori siamo molto interessati a questo tipo di attività. Abbiamo, rilasciato, alcune newsletter anche a cura della stessa Olga Cirillo, che propongono dei commenti e delle prove in vista di questa seconda prova mista. E a questo punto do la parola a Olga che vi spiegherà un po' di questioni teoriche e pratiche. Grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Allora, dopo aver visto le newsletter che vi sono arrivate in questi giorni, o per chi non le avesse viste, per quelle che potrete richiedere e che leggerete, cerchiamo di entrare nel vivo in questa seconda prova del nuovo esame di Stato e conoscendone le fasi che hanno portato all'elaborazione e cercando di capire come possiamo tranquillizzare i nostri studenti perché affrontino la prova quando finalmente sarà il momento nel modo più tranquillo e disinvolto possibile e come noi stessi possiamo modificare dove ce ne fosse la necessità le nostre programmazioni andando a rielaborare quei contenuti e quei nuclei che sembrano necessari per la prova. Prova che ha suscitato qualche perplessità, non tanto per la tipologia, che anzi, per quello che so, per quello che mi risulta, è anzi sembrata una risposta alla richiesta di rinnovamento che veniva da tutto quanto il mondo del liceo classico, ma che ha suscitato qualche perplessità nei tempi dell'elaborazione di questa proposta, questa nuova modalità, soprattutto perché poi il caso ha voluto che la declinazione rispetto alle tre possibilità di prova monolingua, prova bilingue, sia risultata appunto quella mista con traduzione dal latino e testo a fronte rispetto alla lingua greca. Allora, vediamo piano cerchiamo piano di capire da dove nasce questa proposta e se davvero è arrivata così come un fulmine a ciel sereno nelle nostre quinte. Allora, in realtà la nota del 26 novembre del 2018 ci ha trasmesso, ci ha ricordato un passaggio fondamentale, che insomma questa nuova prova dell'esame di Stato era prevista già nella legge 107, tant'è vero che nel decreto legislativo 62 si descriveva tutta una serie di modifiche del sistema scolastico, in particolare in riferimento all'esame di Stato. E più specificamente l'articolo 17, commi 5 e 6, dava questo tipo di informazione di lettura. I quadri di riferimento vengono definiti nel rispetto delle indicazioni nazionali. Questi quadri di riferimento sono quelli che poi si rivelano fondamentali sia per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte, sia per l'aspetto valutativo delle stesse, nel senso che avrebbero dovuto e di fatti costituiscono gli elementi fondamentali per orientare l'omogeneità delle valutazioni delle commissioni d'esame e forniscono finalmente griglie di valutazione globalmente condivise da tutte quante le commissioni d'Italia per l'attribuzione dei punteggi. In particolare, i quadri di riferimento forniscono indicazioni relative alle caratteristiche e alla struttura delle prove d'esame, caratteristiche e struttura che poi affronteremo da vicino, considerando gli esempi che abbiamo a disposizione e quelli che abbiamo elaborato, che si soffermano sui nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi delle prove, ma dicevamo questo aspetto è coerente e contemplato in quelle che sono le indicazioni nazionali e il PEGUP del liceo classico e la valutazione delle prove stesse. Su quest'ultimo punto è bene chiarire un concetto. L'esame di Stato è nuovo in tutte le sue parti quest'anno e anche l'esigenza di garantire una valutazione globalmente omogenea
è stata applicata a tutte quante le prove. Però, mentre per la prima prova scritta gli indicatori si dividono in due sezioni distinte, c'è una parte generale che si riferisce a tutte quante le tipologie testuali, ma poi ci sono degli indicatori specifici di cui bisogna tener conto per, a seconda della tipologia di prova, per la seconda prova scritta. Al di là della specificità dell'indirizzo di studi, le griglie di valutazione, determinano una valutazione complessiva dell'elaborato. Non deve esserci distinzione quindi tra le diverse parti che caratterizzano struttura e tipologia della prova. Questo aspetto, nel caso del liceo classico e della prova mista in particolare, riveste un'attenzione particolare che andremo poi a esaminare nello specifico. Ed eccoci finalmente a considerare quello che emerge da questi quadri di riferimento e dal PEGUP. Allora, la prova d'esame si articola in due sezioni, così leggiamo infatti prima e seconda parte, come vedete nelle slide. Per quello che riguarda la prima parte, si tratta della traduzione di un testo in lingua latina o lingua greca. Non è questa certamente la novità. Perché la versione è sempre stata la prova dell'esame di Stato. Il punto centrale della nostra riflessione è che adesso il momento della traduzione non è più soltanto l'unico e cerchiamo di capire da quanti elementi sarà affiancato e quale sia la priorità da assegnare a ciascuno di essi. Intanto però vediamo già le novità rispetto alla versione. E il testo è un testo in prosa e anche qui ci muoviamo in continuità con la tradizione. Gli autori che possono comparire in questa lista di possibilità sono quelli proposti nelle indicazioni nazionali e quindi anche qui nulla di nuovo. La prima reale novità invece è riferita alla lunghezza del brano, un brano che stavolta sarà compreso tra le 10 e le 12 righe. Questa sì, questa è una novità perché negli ultimi 15-20 anni il brano è sempre stato molto più ampio, andavamo dalle 15 alle 17 righe, quindi un brano sicuramente più breve da tradurre. Un brano bre più breve, ma un brano compiuto. Ora, anche questo parametro va esplorato. Che cosa si intende per compiutezza? Il brano deve essere significativo in sé. Deve costituire una sezione conclusa di una sequenza di opera. E tra l'altro deve essere un brano caratterizzato da, lo leggiamo insieme, accessibilità e leggibilità, cioè deve essere chiaro, deve essere decodificabile e deve essere accessibile rispetto alle competenze dello studente. Non solo, forse l'aspetto più importante è che deve essere significativo rispetto alla civiltà latina e greca, significativo nel senso che deve indurre nello studente la riflessione e anche l'interlocuzione. Il concetto dell'interlocuzione è fondamentale, su questo torneremo anche un po' più avanti. Quindi lo studente, il candidato deve essere in grado di tradurre, comprendere pienamente il testo, ma deve soprattutto saperlo interrogare e deve sapersi confrontare con il testo stesso. Questo naturalmente vincola la scelta del brano, in una maniera significativa. Le novità non sono finite. Mentre il titolo c'è sempre stato come accompagnamento alla versione, leggiamo adesso che il brano sarà introdotto da una breve contestualizzazione. Questa contestualizzazione, secondo i quadri di riferimento, deve quindi contenere delle informazioni sull'opera da cui è tratto il brano, naturalmente molto velocemente sull'autore, talvolta direi sulle circostanze della sua redazione. Ancora un'altra novità. Il brano deve essere preceduto da una sezione che chiamiamo pretesto e che è però tradotta nella lingua, quindi in italiano, e deve essere seguito da un post-testo. Questo per consentire allo studente di orientarsi nel modo più completo possibile. Non più quindi un brano come accadeva fino all'anno scorso,
proposto allo studente senza nessuna indicazione, ma un brano completo di una serie di informazioni che intanto mettano lo studente a proprio agio e gli consentano anche di ragionare più serenamente, più liberamente su contenuti sui quali sicuramente avrà lavorato durante il suo corso di studi. Aggiungiamo anche che in realtà in questo modo viene sdoganata una prassi che in realtà probabilmente già si verificava negli anni passati, nel senso che capitava a tutti noi di dover fornire poi oralmente queste informazioni agli studenti anche in una maniera un po' clandestina, insomma, assecondata poi dai presidenti di commissione, dai colleghi, perché è chiaro che qualche parola per confortare degli studenti, per aiutarli, per sostenerli, per confermare le loro sensazioni, in tal senso veniva fornita. Adesso invece tutto viene reso possibile in una modalità assolutamente legittima. Questo era ciò che ci auguravamo, insomma, da anni. E seconda parte, questa è la novità poi in assoluto più significativa, seconda parte della seconda prova. Allora, risposta a tre quesiti relativi alla comprensione, interpretazione e analisi, un'analisi linguistica, stilistica, eventualmente retorica, e poi ancora approfondimento e riflessione personale. Allora, questa lunga descrizione vuole corrispondere proprio alla specificità dei tre quesiti di tipo euristico, tre quesiti che quindi devono indurre i nostri studenti a fare ricerca sui testi che vengono loro proposti. Quesiti che devono saggiare la comprensione del testo da parte del candidato. Il candidato quindi deve dimostrare non soltanto di aver compreso in maniera globale e puntuale il testo, così come viene richiesto dal primo degli indicatori della griglia di valutazione, ma deve dimostrare anche di saper interloquire col testo stesso. Deve sapere individuare il messaggio del parlante, dell'autore, deve saper individuare i temi fondamentali introdotti dai testi, deve essere in grado di collegare il passo che gli viene proposto col contesto culturale di riferimento, con lo scenario storico del tempo e possibilmente anche col genere di appartenenza, anche attraverso il confronto con altri autori. Questo vale per tutte quante le possibilità di seconda prova, che sia quella soltanto in latino, soltanto in greco, oppure la prova mista, come sarà nel caso di quest'anno. Le risposte ai quesiti sono quelle che determinano, rispetto alla griglia di valutazione, soltanto l'ultima sezione, quella a cui vengono dedicati 4 punti su 20 che sono a disposizione per la totalità della prova. Per quanto riguarda poi la specificità dei descrittori, rispetto a quest'ultimo punto, ecco, quello è un discorso ancora da sviluppare, e di cui probabilmente parleremo attraverso le vostre domande. Dunque, i quesiti sono tre, e di questi quesiti, per questi quesiti si propongono delle risposte aperte, e la cui estensione non deve superare per ciascuno dei punti le 10-12 righe. C'è anche la possibilità che i quesiti vengano risolti con un unico svolgimento, che sia quindi comprensivo di un testo pari alla somma delle tre sezioni. E insomma, io lo intenderei, beh, per spiegarlo più semplicemente ai nostri studenti, così come si verificava per le risposte al quizzone, insomma, la terza prova che adesso non c'è più. Un'estensione di risposta, forse un po' più ampia di quelle previste per le domande della terza prova, ma sviluppate più o meno con quel tipo di caratteristica. E finalmente veniamo un po' più da vicino a quella che sarà la situazione di quest'anno, quindi quella della prova mista, soffermandoci sulla considerazione che in questo caso l'elaborato non sarà più sviluppato in due momenti, ma in tre. Perché la prima parte è quella di cui abbiamo parlato, la terza, perché diventa terza parte, quella dei quesiti, la seconda parte invece diventa la sezione dedicata al testo nell'altra delle due lingue, quella che non è oggetto di traduzione. L'altra lingua verrà affiancata però con la traduzione a fronte in italiano.
E questo secondo testo dovrà essere confrontabile con il primo per almeno tre caratteristiche, tutte e tre oppure una delle tre, rinvii, collegamenti e analogie con quello proposto, quindi rinvii, collegamenti e analogie che possono avere uno spessore più o meno ampio, sempre pertinente, ma anche su questo punto occorrerà chiarire qualche aspetto. Aggiungiamo una considerazione fondamentale per quello che riguarda poi i tre quesiti nell'ambito della prova mista, perché appunto in questa tipologia i tre quesiti devono rivolgersi non soltanto al brano che deve essere tradotto dallo studente, ma a tutti e due i brani. Cercheremo di capire poi anche attraverso le simulazioni che il MIUR stesso ha fornito quanto questo sia stato possibile, quanto sia stato agito e quanto invece sia auspicabile che si risolva in prospettiva sia della prossima simulazione sia della prova d'esame vera e propria. Ancora aggiungerei un aspetto di cui discutere. La prova mista viene definita così semplicemente come una prova in cui ci sono entrambe le lingue. Non c'è però nessuna indicazione esplicita circa quale delle due lingue debba essere tradotta e quale delle lingue invece veda il testo a fronte in italiano. E a me è capitato di seguire alcune attività di formazione con esponenti del MIUR che a questa domanda assolutamente legittima e che credo che ciascuno di noi si sia posto, ha risposto osservando che nella prova mista non si indica qual è la lingua che deve essere tradotta e che però si può ricavare un'indicazione in tal senso proprio soffermandosi sulla tipologia delle simulazioni. Quindi noi non possiamo far altro che confrontarci col fatto che quest'anno su due simulazioni, una proposta e l'altra una simulazione vera e propria, abbiamo avuto comunque insomma, la prova che il testo da tradurre fosse quello in latino. E su questo dicevo, bisogna riflettere perché, insomma, la risposta del Ministero ci lascia capire tutta una serie di valutazioni sulle quali non è detto che noi che abbiamo poi l'esperienza della vita quotidiana in classe siamo d'accordo. Per i nostri studenti fa differenza tradurre un testo di latino piuttosto che un testo di greco. Nessuno di noi andrebbe in classe domani, ipotizzando un compito, senza però specificare che si tratti di un compito di latino o di greco e dicendo ai ragazzi di portare entrambi i vocabolari. E allora dicevo, su questo punto bisogna riflettere perché evidentemente dobbiamo un po' noi ripensare la nostra didattica e cercare di intendere le due discipline come le più complementari possibili. D'altro canto, però, anche chi ci segue dall'alto, anche il Ministero, dovrebbe considerare l'esperienza quotidiana degli studenti che tiene conto fino a un certo punto del fatto che le due discipline siano simili tra loro perché appunto valutabili nella stessa modalità. Allora, la prova chiaramente, dicevamo, consiste in alcuni punti fondamentali, i cui nuclei sono quelli che vedete. Allora, da una parte la solida conoscenza della lingua latina e della lingua greca, che però diventano, e adesso esplicitamente, strumenti imprescindibili per la conoscenza dell'antico e dei suoi riflessi. E poi l'altro nucleo fondamentale è che lo studente sia padrone di tutti gli strumenti di indagine e interrogazione dei testi per poter giungere a una loro corretta interpretazione. E soffermiamoci su questo punto, in considerazione di una prospettiva diacronica di confronto con le epoche seguenti e quella contemporanea. E questa è un'altra bella novità, forse meno evidente delle altre, ma probabilmente l'aspetto più significativo del cambiamento della seconda prova dell'esame del liceo classico. Allo studente viene chiesto adesso, e forse per la prima volta, di interrogare il testo, cercando di ritrovare nel testo, nei testi che ha di fronte, ragioni di critica, considerazioni, valutazioni, anche confronto di esperienze. E quindi una lettura molto meno
didattica in senso stretto e molto più personale, una lettura dentro cui possono confluire una serie di elementi che nelle altre forme dell'esame non si sarebbero mai rese evidenti. Probabilmente questo tipo di interpretazione della prova d'esame nasce anche da tanti anni di riflessione e di confronto dei docenti di tutta Italia che hanno elaborato questo tipo di prova, questa tipologia di prova, per circostanze che non erano certamente l'esame di Stato, ma che erano invece numerosissimi certamina che caratterizzano le attività di eccellenza della nostra scuola. Credo che si sia salvato di queste esperienze tutto ciò che possa consentire ai nostri studenti di esprimere il proprio rapporto con il mondo antico e che possa sollecitarli a porsi in maniera dialettica con questo tipo di esperienza. Degli obiettivi della prova abbiamo in qualche modo già parlato, ma li riprendiamo adesso in maniera sistematica. Il primo aspetto, e anzi direi addirittura i primi quattro aspetti tra questi obiettivi, sono quelli che hanno sempre caratterizzato la valutazione dell'esame tradizionale, quindi della versione. La comprensione puntuale e globale del testo, la verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, la comprensione del lessico specifico, naturalmente per lessico specifico non vogliamo intendere, non si intende il linguaggio tecnico specialistico, si intende però la capacità di rimanere in un solco semantico, di riconoscere le strutture fondamentali. Quarto punto, dicevo, la ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano. Soltanto l'ultimo obiettivo è quello che coinvolge i tre quesiti e in quest'ultima voce si parla semplicemente di correttezza e pertinenza delle risposte. Gli obiettivi della prova, per come li abbiamo letti, trovano immediata corrispondenza nella griglia di valutazione, che corrisponde anche in questo caso a quella che è sempre stata la griglia con gli indicatori tradizionali della versione. I descrittori poi chiaramente elaborati dalle singole commissioni faranno la differenza, ma una differenza relativa alla comprensione del significato va il punteggio più alto, quindi un massimo di 6 punti, quindi 4 punti all'individuazione delle strutture morfosintattiche, 3 punti rispettivamente alla comprensione del lessico specifico, alla ricodificazione e resa della lingua d'arrivo, 4 punti invece dedicate alla pertinenza delle risposte alle domande in apparato. Allora, questo tipo di griglia pone tutta una serie di questioni. Adesso ne anticipiamo qualcuna, poi ne svilupperemo altre in fase di dibattito. Primo punto su cui riflettere: proprio la comprensione del significato del testo, e ho volutamente tralasciato gli aggettivi che invece pongono una questione. Comprensione del significato globale e puntuale sono due voci apparentemente contrastanti. Uno studente può comprendere il significato globale del testo, ma non è detto che ne comprenda gli aspetti puntuali specificamente. D'altro canto, è invece difficile che comprendendo tutti gli aspetti puntuali del testo non si arrivi anche a un significato globale. Allora, come va interpretata questa voce? Evidentemente in questa fase proprio gli indicatori devono essere descritti in maniera molto specifica e direi neanche troppo libera, altrimenti quella tanto conclamata omogeneità della valutazione finisce per perdersi. È ovvio che in questo caso il significato globale del testo assume un valore significativo rispetto a quello che è l'ultimo punto della griglia, cioè le risposte che poi verranno realizzate sulla base dei confronti tra testi, ma su questo torneremo poi più avanti. E adesso veniamo, a un momento credo centrale di questa riflessione quotidiana, perché ci porta a vedere come in realtà questa prova sia ancora in fieri, non sia ancora del tutto chiara anche nell'interpretazione che i funzionari del Ministero stanno realizzando. Infatti vediamo e rivedremo insieme dei cambiamenti notevolissimi tra la prima proposta di prova mista e la seconda proposta, cioè la simulazione che abbiamo affrontato tutti insieme. Allora, leggiamo qui in questa prima slide le introduzioni, insomma la fase di contestualizzazione. Allora, è immediatamente visibile quanto la dimensione sia completamente diversa. E non è soltanto un problema di estensione, è anche un problema di informazioni. Nel primo caso,
Quindi per la prima prova, per la prima simulazione, noi abbiamo l'indicazione dell'autore, l'indicazione degli anni in cui viene realizzata l'opera, l'esplicitazione dell'opera stessa, cioè ci viene detto che si tratta di uno straccio di una delle epistole morales ad Lucilium, e molto genericamente si spiega, insomma, in due parole, che cosa sono queste epistole, si ricorda allo studente cosa siano queste epistole e come i temi affrontati da Seneca siano qui più o meno gli stessi affrontati nelle opere filosofiche, nei dialoghi, niente di più. Nella seconda introduzione, invece, vediamo che ci sono molti più elementi. Intanto si indica specificamente qual è il libro degli Annales, il sesto, quindi si fa riferimento all'autore e si dà una serie di informazioni poi che ci raccontano il testo quasi passo per passo, cosa che non c'era nell'introduzione del primo brano. Qui lo studente trova una serie di informazioni che saranno funzionali alla traduzione, addirittura trova sintetizzato quello che è il contenuto del brano. E poi si dà la motivazione della scelta, cioè si spiega perché Tacito abbia scelto questo episodio, perché questo episodio sia considerato rilevante, di cosa sia considerato esempio. E c'è poi un'ultima sezione in cui si danno tutta una serie di informazioni accessorie sul protagonista, su uno dei protagonisti del brano, perlomeno su Seiano, che non è esattamente il protagonista del brano, ma è colui del quale si parla. Ecco. Allora, che cosa leggiamo in questa trasformazione della contestualizzazione? Beh, io ci leggo un chiaro intento di soccorso e di aiuto, insomma, una forma di rassicurazione. Questo perché è evidente che una prova proposta nel corso di un anno già avanzato abbia determinato tutte le perplessità che di fatti abbiamo verificato e che forse abbiamo anche condiviso. E questa sembra un po' una risposta, una richiesta d'aiuto, no? Io almeno la leggo come una profonda volontà di rassicurazione, rassicurazione che diventa più esplicita e più chiara nelle sezioni seguenti, tant'è vero che mi metto a confronto il brano da tradurre con il post-testo della prima prova e il testo da tradurre della seconda prova. Allora, vi rendete conto? Ci rendiamo conto che nella prima simulazione manca il pretesto, quel pretesto di cui pure si parlava nel quadro di riferimento come di una necessità, e in realtà nella prima simulazione non c'è. L'estensione del brano coincide dal punto di vista quantitativo, si tratta di, appunto, di un range compreso tra 10 e 12 righe, ma leggiamo invece che il pretesto aiuta e introduce bene la seconda simulazione, altra differenza quindi fondamentale. Tra l'altro, il post-testo nel secondo caso è tagliato, cioè non è una sequenza integra, leggiamo una suddivisione, e questa suddivisione corrisponde quindi alla scelta di aver selezionato per il post-testo ciò che evidentemente si rivelava come più significativo in questo senso. Ancora, procediamo con la considerazione dei due testi a confronto, eccoli, anche in questo caso due testi di pari estensione, con una contestualizzazione però differente. Nel primo caso si indica il titolo della sezione dell'opera dei Moralia di Plutarco, si dà qualche informazione sulla cronologia di realizzazione dell'opera stessa. E si indica molto genericamente qual è il tema dell'opuscolo, no? Tematica educativa e pedagogica, e quindi una indicazione abbastanza ampia che poco dice sui reali contenuti del testo, testo che in questo caso però viene tradotto e che quindi lo studente troverà declinato in tutte le sue parti. Ma invece la seconda contestualizzazione, in linea con quello che accadeva per la contestualizzazione del brano latino, è molto più dettagliata. Si dice, in questo caso non si dà un'indicazione precisa sull'opera, ma si dice genericamente che si parla di un'opera storica, chiaramente si ricorda l'autore, Cassiodione, e si indica specificamente però il contenuto del passo. Si dice che qui sono descritti l'arresto di Seiano e le reazioni dei suoi amici di un tempo. Con questa informazione sul contenuto specifico del brano si orienta lo studente a cercare già e a individuare, direi, in parte le corrispondenze tra i due testi. E poi l'indicazione del passo diventa precisa,
perché abbiamo addirittura proprio l'individuazione del capitolo, del paragrafo e del sottoparagrafo. Quindi una differenza importante, anche quella, credo, da leggere nel senso di un aiuto, una collaborazione, quasi una rassicurazione anche in questo caso. Nella prossima slide invece vedrete affiancati i due quesiti relativi alla prima simulazione e i due quesiti relativi alla seconda simulazione. Allora, in nero i quesiti relativi al primo brano. La prima delle domande è basata sul confronto tra i due testi ed è minimamente guidata. Ambedue i brani contengono frasi esemplari pronunciate dallo stesso personaggio e interlocutori diversi. Il candidato istituisca un confronto focalizzando la virtù che rappresentano e la tematica. Quindi c'è una guida abbastanza lieve. Nel secondo, quindi è un'attività di comprensione a tutti gli effetti, ma che chiede già un confronto importante. La seconda, insomma, la prima domanda della seconda simulazione è invece evidentemente più semplice. Si chiede di sintetizzare le argomentazioni portate a propria difesa da Marco Terenzio, cioè il protagonista del brano, e sintetizzare invece le argomentazioni degli amici di Seiano citati da Cassiodione. Quindi lo studente deve sintetizzare l'una e l'altra sezione e soltanto successivamente confrontarle. Però ecco, è un tipo di confronto questo più semplice, più immediato, direi più meccanico. La semplificazione è molto più evidente nella seconda domanda, perché questa che dovrebbe lasciare la possibilità di lavorare su un'analisi molto precisa e molto puntuale, perché così veniva configurata nei quadri di riferimento, viene declinata in due modalità completamente diverse. Attenzione, io voglio soltanto però a questo punto ricordare a tutti i miei colleghi, che lo ricorderanno poi ai loro studenti, che il quesito è un'occasione per sviluppare un discorso. Perché altrimenti tutta una serie di valutazioni anche differenti tra quello che viene chiesto e quello che può essere messo in campo dai nostri studenti viene meno. Nella domanda 2 alla prima simulazione, infatti, si chiedeva un'analisi precisa, si chiedeva un confronto linguistico e stilistico guidato da alcune domande che costituiscono l'ossatura di una vera e propria analisi del testo. Si chiedono le figure retoriche, si chiede quanti e quali personaggi abbiano avuto la possibilità di esprimersi con voce propria, si chiedono le ragioni di questa scelta e si chiede anche una valutazione di tipo narratologico. La seconda domanda invece dell'ultima simulazione è una domanda semplicissima. C'è una piccola introduzione, Tacito e Cassiodione utilizzano la caduta di Seiano per trarne delle considerazioni morali e moralistiche. E ne sapresti individuare nell'uno e nell'altro testo alcuni termini spia? Allora, letta così, la domanda risulta veramente semplice. Probabilmente lo studente è in grado di individuare le considerazioni morali e moralistiche, sono piuttosto esplicite in tutti e due i testi, ma in quello in greco sono addirittura tradotte in italiano. Si chiede soltanto di individuare termini spia di queste sezioni. Non c'è più nessuna indicazione di analisi retorica, analisi stilistica, analisi sintattica, tutto questo non c'è più. Che cosa vuol dire allora? Che i nostri studenti non devono più operare in questo senso? E poi devono però realizzare una risposta che oscilli sempre tra 10 e 12 righe, insomma, diventa un po' complicato. Allora, va da sé pensare che questo è il nucleo base della risposta, quindi questa è la priorità, ma nulla vieta che i nostri studenti poi procedano in maniera autonoma realizzando quell'analisi che comunque è prevista nel quadro di riferimento della prova. E per finire, la terza domanda, che è quella che in realtà pone ancora più questioni e che è ancora oggetto di discussione, nel senso che ancora non c'è un'idea precisa di come interpretarla e su questa ci aspettiamo numerose possibilità di cambiamento. Da qui all'esame di Stato c'è ancora un bel po' di tempo, ci sarà un'altra simulazione, vedremo come cambierà. Anche in questo caso non è tanto l'estensione a farci riflettere sulla differenza quanto la specificità di quanto viene richiesto. Nel caso della prima simulazione,
quello che veniva fuori, il prodotto che doveva venire fuori da un testo del genere era quasi un saggio breve, però un saggio breve sprovvisto di documenti di riferimento, perché questi documenti dovevano essere quelli che lo studente andava a ricercare nella propria memoria, nella propria formazione. Tant'è vero, lo leggiamo nei testi proposti, ricorre il lessico della serenità, del vivere felice, dell'autosufficienza, ma anche dell'irrequietudine e della sopraffazione. A partire da questi elementi, il candidato rifletta in che modo l'uomo antico affronti l'arte di vivere, un tema immenso, immenso, un tema difficilissimo da sintetizzare in 10-12 righe, un tema trattato da tanti punti di vista, quello antropologico, storico, filosofico, etico, insomma. Per lo studente muoversi in questo campo risulta veramente complicato, è quasi un'attività di ricerca. È chiaro che abbiamo detto che i quesiti devono essere di tipo euristico, però dobbiamo anche considerare gli strumenti a disposizione di uno studente. Nessun riferimento, tra l'altro, specifico ai testi di partenza, cosa che invece viene completamente ribaltata nella terza domanda dell'ultima simulazione, dove infatti, i documenti vengono non forniti ma riferiti. Tant'è vero che intanto si parte da un termine che è l'obsequium, poi c'è un riferimento a un passo preciso di un'opera precisa di Cicerone con la definizione che dell'obsequium viene fornita, una riflessione sull'obsequium, un confronto tra quello che appunto l'obsequium costituisce in Cicerone, evidentemente nell'opera di Tacito, e quella che diventa poi, cioè l'adulatio, che viene a sua volta spiegata e interpretata, no? Da come nasce, nasce dal punto di vista etimologico, e una serie di indicazioni su quello che questi due termini costituiscono per Tacito rispetto al problema della decadenza morale del Principato. Tutto questo, tutta questa serie di informazioni non sono ancora la domanda, ma sono gli elementi che lo studente si trova ad avere a disposizione, quindi in questo caso gli fornisce la traccia stessa. La domanda arriva subito adesso, dove si chiede allo studente di ricordare altri passi di quest'autore, quindi di Tacito, che vadano in questa direzione, oppure se non di Tacito, di autori dell'età imperiale accostabili all'idea. Va benissimo, però il quesito è soltanto sulla prova di latino. La domanda sul testo greco non c'è più, non c'è più il discorso interdisciplinare. Allora, dove e cosa ci dobbiamo aspettare per la prova dell'esame di Stato? Beh, questo probabilmente verrà fuori nella prossima simulazione oppure verrà fuori dalle nostre domande. Io credo che questa seconda domanda sia sicuramente più vicina alle esigenze dei ragazzi perché li guida maggiormente, perché dà loro dei riferimenti dai quali partire. E in qualche modo indica anche loro la strada. Tuttavia bisogna comprendere se poi realmente il quesito deve essere sviluppato rispetto a tutti e due i testi, quindi anche a quello greco, come poi l'altro brano può essere interpretato in questo senso, visto che a quel punto la motivazione, diventa tutt'altra rispetto alla scelta del confronto. Allora, noi intanto abbiamo provato, riferendoci alla newsletter di cui vi diceva in apertura Jacopo, a immaginare le difficoltà dei ragazzi alle prese con questa nuova prova d'esame e abbiamo escogitato delle soluzioni grafiche, visive, immediatamente significative. Allora, quello che vi colpirà dalla slide, quindi da questo straccio di testo che abbiamo evidenziato è l'alternanza dei colori. I ragazzi hanno bisogno di risposte immediate quando sono molto spaventati o molto preoccupati e l'uso di colori diversi in questo caso serve proprio a orientarli, a guidarli passo passo. In realtà noi non abbiamo fatto altro che immaginare una simulazione, questo in questo caso non ministeriale, ma che abbiamo rielaborato, e guidarla con una serie di osservazioni che poi verranno esplicitate nelle sequenze di aiuto e di affiancamento dello studio dello studente. In realtà questi tre colori, vedete, sono spiegati con una leggenda commentata.
Il colore azzurro serviva a identificare le sequenze del testo in cui trovavamo la scena del giuramento. Quindi, in questo modo, lo studente si rende subito conto del fatto che la stessa scena trova uno spazio, faccio soltanto degli esempi, molto ridotto nel testo da tradurre nel testo latino e invece molto più esteso nel testo che viene tradotto, nel testo greco. Ancora invece in verde le corrispondenze lessicali tra i due testi, corrispondenze lessicali oltre a quelle naturalmente già contenute rispetto alla scena del giuramento. Non solo, di queste corrispondenze lessicali si dice che vengono individuate rispetto a due livelli semantici, il primo relativo alla guerra, quindi termini che si riferiscono agli eserciti, spedizioni militari, combattimenti, opposizione tra vincitori e vinti, il secondo invece è riferibile alla capacità di simulare o tradire, oppure al contrario, di consacrare la lealtà e la fedeltà con il rito del giuramento. Ancora c'era questo colore arancio che invece viene adoperato per evidenziare ancora altri termini che non sono le corrispondenze lessicali, ma sono le parole chiave evidenziate rispetto a tutto il campo militare, alcune di esse riferite però al campo della Fides, come già precedentemente indicato, e immediatamente visibile quindi allo studente quanto queste parole siano molto più numerose nel brano di Livio, che è il primo proposto, rispetto invece al brano successivo di cui viene fornita la traduzione. Queste piccole spie, queste indicazioni cromatiche guidano lo studente nella fase di lettura di un'esercitazione guidata e lo predispongono poi a rispondere ai quesiti che abbiamo tra l'altro riproposto nella sequenza successiva, affiancandoli però con una serie di osservazioni che lo guidano non a ripetere una risposta già data, perché le risposte non vengono date, ma a formulare una risposta consapevolmente, partendo proprio dalle osservazioni che è stato guidato a fare. Abituando i ragazzi a lavorare in questo modo, anche evidentemente su test in traduzione, noi riusciremo a tranquillizzarli, facendo loro comprendere che il momento stesso della lettura è già un momento di comprensione e di decodificazione, e quindi il momento della risposta ai quesiti non è soltanto un accessorio alla prova e alla versione, ma è parte integrante di esso. E allora il webinar è giunto alla sua sezione conclusiva e in questo spazio di tempo dedicherei ancora qualche istante a rispondere alle domande che ci avete inviato mentre si procedeva col discorso. E allora leggiamo la prima domanda, ci viene chiesto come far esercitare i ragazzi per affrontare la prova, con quali metodologie. Ed è una domanda che in realtà mi sono sentita rivolgere anche dal vivo prima di questo appuntamento da molti colleghi, perché è chiaro che le simulazioni molto spesso producono un effetto contrario a quello sperato, cioè spaventano il ragazzo che si trova per la prima volta a dover affrontare anche con un carico di responsabilità e di emotività delle esperienze con cui non si era mai confrontato. Allora io suggerirei in questo senso di separare l'attività in tutta la fase di preparazione, continuare a far lavorare i ragazzi con le versioni, con le traduzioni, come si è sempre fatto, come avete sempre fatto, prepararli invece al confronto facendoli lavorare su testi in traduzione italiana, su testi tradotti e soprattutto suddividere i momenti, quindi lasciarli un giorno lavorare sulla traduzione così come sempre procedete per questo tipo di attività, dedicare invece delle lezioni specifiche al confronto su testi, testi già tradotti. I ragazzi non sono abituati a questo tipo di attività, non lo sono per tante ragioni, perché si è sempre data priorità ad un'analisi, a una lettura di tipo diverso. Adesso è cambiata l'esigenza. Molto spesso i nostri studenti svolgono questo tipo di operazioni in altre discipline, per esempio in letteratura italiana oppure nelle letterature straniere contemporanee. Si tratta soltanto ad abituarli a ragionare con i testi latini e greci come se fossero testi
con i quali possono interagire in maniera più attiva, in maniera più consapevole, più critica. Se noi separiamo il momento della traduzione dal momento della riflessione sui contenuti, sulle parole chiave, sul campo semantico, sulla tematica, sul messaggio dell'autore, sulle strategie del narratore, riusciremo a rassicurarli dimostrando loro che sono perfettamente in grado di agire su questo livello e che quindi tutta la perplessità che deriva dal fatto di avere una doppia prova sparisce nel momento in cui loro si trovano di fronte il testo che avranno appunto tradotto e compreso e il testo che invece si trovano già col brano a fronte. Ancora leggiamo una domanda sulla possibilità di utilizzare brani di poesia nel momento dell'esercitazione. E allora, la poesia non è mai stato oggetto d'esame e come leggiamo non lo sarà mai dell'esame scritto. Però io credo che proprio riprendendo quello che dicevamo sulla necessità di insegnare ai ragazzi a confrontare i testi, a farli dialogare, la poesia può essere un ottimo bacino di riferimento, anzi, forse proprio nel campo poetico troviamo le suggestioni di confronto tematico tra gli autori più significativi e più importanti del nostro programma. L'esercizio sarebbe validissimo e tra l'altro scongiurerebbe un rischio che purtroppo, temo a questo punto si corra. Prima la versione era abbastanza svincolata dall'attività letteraria. Con questo tipo di prova, invece, noi andiamo a saldare molto fortemente la preparazione storico-letteraria con quello che è il momento della versione della traduzione. E il che può determinare il fatto che nelle nostre programmazioni dedichiamo meno tempo e meno spazio alla poesia e invece molto più spazio agli autori della prosa. Questo sia in una prova mista dal latino, sia in una prova mista dal greco. Ecco, proprio per ovviare anche a questo inconveniente, che poi condizionerebbe sicuramente la preparazione dei nostri studenti, io suggerirei di usare comunque la poesia, magari in traduzione, per sviluppare le abilità e le competenze di confronto. Quali descrittori possono guidare la valutazione? Ecco, e allora, anche questa è una bellissima domanda e la risposta, ahimè, possiamo proporla evidentemente anche al MIUR stesso, è un po' un campo aperto. Mentre per i descrittori dei primi quattro indicatori non ci saranno problemi, perché evidentemente ogni scuola ricorderà i descrittori delle griglie di valutazione della versione e quelle le abbiamo tutti, i descrittori per l'ultimo punto invece vanno interpretati. Mi verrebbe da suggerire l'utilizzo di quelli che si utilizzavano appunto per il vecchio quizzone, il cosiddetto quizzone per la terza prova. Però diciamo ci sono due ostacoli rispetto a questa che insomma, potrebbe essere una soluzione pratica. Intanto il fatto che i punti sono 4 e i quesiti sono 3. E poi, come abbiamo detto, gli indicatori devono essere tutti quanti pienamente applicati in maniera complementare, non in maniera spezzata e settoriale. E allora io credo che qui si rischi molto la disomogeneità nella valutazione, anche perché tra gli obiettivi della prova si parla soltanto di pertinenza della risposta. Nulla si dice sul grado di completezza, sulla resa, sulla capacità espressiva, anche sulla capacità di sintesi del candidato, però insomma abbiamo visto che è proprio il terzo quesito è quello che è ancora al centro del dibattito e della discussione. Probabilmente se avremo una testimonianza più certa dell'intento dei funzionari del MIUR, riusciremo a rispondere anche in maniera più mirata a quest'ultimo aspetto. Intanto siamo liberi di interpretarla liberamente. I manuali in circolazione preparano alla seconda prova? Ahimè, no, direi proprio di no. Non ci sono i libri, i versionari, quelli su cui facciamo lavorare i nostri ragazzi, hanno sì dei momenti di contestualizzazione, hanno delle indicazioni e molto spesso presuppongono anche dei laboratori sul testo, ma sono dei laboratori sul singolo testo. Vanno bene per tutta quella che è la sezione della comprensione globale, comprensione puntuale, individuazione delle strutture morfosintattiche, ma manca sempre la parte del confronto.
Su questo potremmo trovare qualche spunto in qualche manuale di letteratura, di dove c'è la sezione antologica, dove per temi o per generi si affiancano brani di diversi autori, ma un'attività che sia mirata a questo tipo di competenza no, manca del tutto e quindi dovremmo invitare evidentemente gli editori a provvedere a questa lacuna. Ancora, c'è il rischio di autori sui quali non si è ricevuta la preparazione adeguata, e questo sicuramente perché, come abbiamo visto, per esempio nella prova, di febbraio, a Tacito viene affiancato Cassiodione. Ora è chiaro che uno studente alla fine dell'ultimo anno del corso di studi avrà un'ottima preparazione su Tacito, avrà letto di tutto, saggi, critici, letture, avrà tradotto tantissimo, ma probabilmente conoscerà poco. Pochissimo Cassiodione, che al quale è dedicato nei nostri manuali di letteratura uno spazio estremamente ridotto. E questo fa ripensare anche un po' il modo in cui devono essere strutturate le nostre letterature, non che debbano essere finalizzate al superamento della prova, ma è chiaro che il range di autori a cui dedicare tempo, energie e risorse deve essere ripensato, soprattutto rispetto alla prova mista. Perché anche perché l'ambito poi del confronto non è un ambito infinito e sterminato, intendiamoci meglio, dipende da come questo confronto verrà interpretato e declinato nel corso del tempo, perché c'è un rischio di cui dobbiamo ben tener conto. Allora, rispondo prima all'ultima domanda, cioè in quale ambito ci aspettiamo più prove miste, ambito tematico? E beh, l'ambito, questa è una risposta che vi do con certezza perché è una domanda che a mia volta ho posto ai funzionari del MIUR. L'ambito è quello biografico, quello aneddotico, insomma è lì che c'è una maggiore quantità di riferimenti incrociati tra autori latini e autori greci. Ora sappiamo tutti che però l'ambito biografico, l'ambito dell'aneddotica non è certamente il più indagato, il più studiato, il più approfondito. Quindi rischiamo poi di avere delle prove d'esame che vanno a contraddire i quadri di riferimento dove invece si parlava della riflessione su elementi centrali della civiltà greca e latina, momenti rispetto ai quali lo studente potesse interrogarsi e potesse interloquire con una consapevolezza critica importante. E dunque, dicevo, l'altro aspetto è proprio l'ambito del confronto, con un rischio che è quello che adesso vi sottopongo anche come stimolo finale e ve lo lascio qui come conclusione della nostra conversazione. Se uno studente si vede confezionare una prova in cui ha un brano che deve tradurre e un altro brano già tradotto e gli viene detto che questi due brani sono contigui, sono l'uno il richiamo dell'altro, sono molto vicini, si sviluppa la stessa tematica, rischiamo che pensi che il testo tradotto della seconda lingua lo aiuti a tradurre poi anche il primo brano. Cioè rischiamo che lo studente, non abituato a questa strategia di confronto testuale, vada a cercare risposte lì dove invece dovrebbe fare domande. Dobbiamo assolutamente spiegare ai nostri ragazzi quindi che il confronto tra testi non significa e non autorizza a cercare soluzioni alla versione, perché poi fondamentalmente resta la questione principale, resta il problema fondamentale. E in questo senso le due prove che sono state simulate dal Ministero non aiutano più di tanto, perché ci sono delle coincidenze molto forti e allora possiamo immaginare che lo studente spaventato alle prese con l'ansia di dover prima tradurre il brano per poi rispondere alle domande, vada a cercare queste soluzioni, questi aiuti, questi suggerimenti nel brano già tradotto. Ecco, questo è un rischio che si corre e dal quale dobbiamo assolutamente guardarci. Tanto meglio sarebbe proporre simulazioni in cui appunto c'è una riflessione condivisa su un brano, su una questione, su un tema aperto, ma non ci siano delle vere e proprie coincidenze, perché questo indurrebbe nell'errore più che in un confronto proficuo tra i testi. Vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro a tutti.